Prova. Thank you.
Che sia Italia o Europa negli ultimi tempi ha fatto ben poca differenza per la Pallanuoto Trieste, che sta attraversando un momento semplicemente magico. Sono ben 4 le vittorie consecutive, la più larga è arrivata sul palcoscenico più prestigioso. Forse solo una persona potrebbe riassumere efficacemente tutto questo in 4 parole: Freddie Mercury, Don't Stop Me Now. Gentile pubblico, la più cordiale buonasera vi giunge dal polo natatorio Bruno Bianchi di Sant'Andrea. Io sono Luca Enke, a fianco a me per questo primo tempo Isabella Riccioli. Siamo all'8ª giornata di Serie A, scenderanno in vasca Trieste e Bogliasco. Intanto buonasera Isabella. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, facciamo un po' il punto. Bogliasco, squadra neopromossa dopo 3 anni, come si suol dire, di purgatorio in A2. Oggi viene dal pareggio interno contro l'Orizzonte Catania, con cui era ed è rimasta ovviamente appaiata in classifica. Pareggio tra l'altro arrivato a 27 secondi dalla fine con il gol di Giacomo Boero, ma insomma questo sarà un tema successivamente. L'unica vittoria è arrivata contro la De Acker di Bologna, è una squadra questa che ha raccolto poco in termini di punti, però avrebbe meritato di più. Le prestazioni sono state di un buon livello, forse questo è il primo monito allora per la squadra di Trieste oggi. Sì, ti correggo un attimo subito, perché l'Orizzonte Catania è la squadra femminile di Catania, penso che tu parlassi dell'incontro con la Nuoto Catania. Nuoto Catania, grazie. Quindi per non confondere chi ci segue da casa, sì, sicuramente è una squadra neopromossa che comunque ha alcuni atleti d'esperienza, ma anche tanti altri piccoli, quindi comunque per quanto riguarda il fatto di margine di crescita sicuramente non si può aspettare delle grandi prestazioni nel tutto e subito, quindi è una squadra che ha bisogno di tempo, di riambientarsi a un campionato di A1 che è sicuramente di un livello molto ma molto più alto di quello di una Serie A2, quindi è una squadra che ha bisogno di incastrarsi alla perfezione tra più grandi e più piccoli e che sicuramente col corso del tempo farà un buon lavoro. Vediamo le formazioni. Bogliasco, ospiti di questa serata, che scendono in vasca con Prian in porta, Bottaro, Mazzetti, Broggi, Gavazzi, Blanchard, Guidaldi, Mudrazia, poi Brambilla, Boero, Oliveri, Puccio, Canepa. Di Donna, allenatore Daniele Magalotti. Trieste in teoria non aveva dubbi di formazione, poi ci ha pensato l'influenza a togliere dalla disponibilità Ray Petronio, quindi Oliva tra i pali, Podgornik, numero 3 appunto Liprandi e non Petronio, poi Buliubasic, Verlic, Valentino, Ivo Bego, capitano oggi mezza roba, Razzi, Ina, Babini, Mladosic, Chiara, allenatore ovviamente Daniele Bettini, gli arbitri saranno Alessio Nicolai e Luca Bianco, delegato sempre Michele Ingannamorte. Allora, punti pesanti per entrambe le formazioni. Bogliasco perché è nona in classifica con 4 punti insieme a Bologna, Salerno e Catania, deve guardarsi più che altro alle spalle perché peggio fin qui hanno fatto solo Roma e Posillipo che hanno 3 punti. Trieste di questi punti ha bisogno perché al momento paga un ritardo di 3 lunghezze su quello che potremmo definire il gruppo delle inseguitrici dietro alla Prorecco, che adesso ha già 24 punti perché ha vinto questo pomeriggio. Noi siamo fermi a quota 15, quindi è già una rincorsa. Chi reggerà meglio la pressione la porterà a casa, potrebbe essere questo un po' lo spunto. Sì, assolutamente, sicuramente da parte di Bogliasco ci sarà una voglia di spingere di più, perché per loro probabilmente i 3 punti sono fondamentali anche in ottica salvezza o comunque per cercare di allungare il distacco dalla bassa classifica. E invece per quanto riguarda Trieste sanno che hanno bisogno di punti per rimanere ai vertici e per trovare, diciamo, alla fine del campionato, comunque di questa parte di campionato che ormai è agli sgoccioli, un posizionamento favorevole per la fase finale. Eh sì, motivo per cui sarà in ogni caso una partita dai tanti spunti e motivo di grande interesse. Lo abbiamo accennato nella lettura delle formazioni, è influenzato capitan Petronio, al suo posto prende la numero 3 Riccardo Liprandi, uno dice prodotto estero giovanile, classe 2006, diamogli tempo, e invece 3 gol in Eurocup. Sì, allora diciamo che sotto questo punto di vista è un bene che comunque ci sia un ragazzino tra virgolette che possa sfruttare questa occasione comunque di una partita sulla carta non troppo difficile. Poi non voglio mettere troppe parole avanti, però è bene che possano crescere. Riccardo sì, è un ragazzino che tra le altre cose gioca spesso contro di noi, ha talento, ha grinta, sicuramente però non si deve montare la testa, e questa è una cosa che si dovrebbe ricordare spesso. Però sì, i gol che sono arrivati in Europa gli hanno fatto fare sicuramente tesoro della sua esperienza.
è quasi tutto pronto, anzi è ufficialmente iniziata la partita tra Trieste e Bogliasco. È partita la caccia al primo pallone, calottina bianca naturalmente per la Pallanuoto Trieste, blu quella degli ospiti, e il primo possesso è tra le mani di capitan Michele Mezzarobba, che ha la possibilità di aprire a destra dove c'è Podgornik, che riceve, alza la testa, alza il braccio e trova davanti a sé Mladosic. Arriva il primo fischio arbitrale, Mladosic torna indietro dove c'è ancora Mezzarobba, che decide di temporeggiare prima di restituirla al numero 12, posizione allettante, la restituisce a Mezzarobba, fraseggiano i due, poi la palla va dentro dove non viene trovato qui Verlich e quindi recupera Bogliasco. Devo dire un'ottima giocata da parte dei ragazzi di Trieste, perché comunque hanno fatto cadere una buona palla al centro, ma ancora più ottima la prestazione in difesa del Bogliasco, che comunque ha giocato e ha reagito in maniera pulita. Sì, una buona lettura difensiva. Intanto giocano allora gli ospiti, la loro prima azione della partita, e qui Podgornik la recupera ma in modo non regolare, quindi bisogna concedere il possesso nuovamente agli ospiti. Cattivo anche Mladosic, ai danni questa volta di Puccio, che poi decide di andare in porta, ma Paolo Oliva esegue questa ordinaria amministrazione. Sì, diciamo che Paolo ha fatto una crescita, se mi posso permettere di dirlo, esponenziale, ha dato veramente una grande mano in momenti di grande difficoltà ai ragazzi e sono sicura che lo continuerà a fare. Mladosic intanto zitto zitto si è avvicinato non poco alla porta di Prian e dopo 1 minuto e 11 secondi il nostro numero 12 fa 1-0, ha fatto tutto da solo. Sì, assolutamente, questo è un gran gol sopra la testa, un tiro facile, ma sappiamo benissimo quali sono le qualità di Mlado, che quando vengono fuori sono nettamente decisive per la squadra. 11 gol per lui, classe 2002, non manca personalità, non manca neanche talento a questi, quelli che dovrebbero essere i cosiddetti giovani nella squadra. No, no, assolutamente, tra lui, Mezzarobba e Inaba, diciamo che carattere non ne manca e spero che non ne manchi per un bel po'. Ce ne sarà bisogno. Bogliasco sotto 1-0 prova a imbastire un'azione offensiva, non è d'accordo Andrea Razzi che decide di rallentare, allora bisogna allargare a destra dove c'è Verlich che la sua presenza rallenta ancora. Bottaro deve trovare un'altra soluzione, prova ad andare allora da Guidaldi, la palla è già dall'altra parte, ancora il numero 6 adesso che riceve, va direttamente in porta, anzi chiedo scusa, mi sembra che fosse il numero 8, ci si confonde un po' con i numeri, era Brambilla, in ogni caso la messa fuori Oliva, e allora adesso sì Guidaldi che è sotto la nostra postazione, palla dall'altra parte, Brambilla, apertura a destra, ancora il numero 8, si avvicina alla porta Bogliasco e poi è ottima qui la lettura da parte proprio di Mezzarobba, che è una grande possibilità qui in contropiede, stanno rientrando anche la difesa ma va dritto Mezzarobba, vediamo se c'è qualcuno da servire, sì perché sta arrivando Yusuke Inaba completamente dall'altra parte, forse Mezzarobba però si farà ingolosire dalla possibilità di andare in porta, vediamo cosa decide, decide di andare in porta, di provare a fare 2-0 e lo fa. Un 3 contro 2 portato diciamo nella maniera più pulita e semplice, probabilmente in questo caso Guidaldi potrebbe un attimo affrettare il suo rientro dell'attacco e chiudere, però sono stati bravi i ragazzi da portare il contropiede fino alla fine dei 2 metri, poi hanno fatto una scelta i ragazzi di Bogliasco di prendere il tiro da uno, probabilmente dettata dal portiere per evitare il passaggio dall'altro lato, è una parata sicuramente più difficile ma comunque un tiro rischioso. E quindi diamo anche i meriti insomma a Trieste che ha fatto la scelta giusta, 2-0 per i padroni di casa, ancora si ritrova dunque sotto, 2 volte nel punteggio adesso Bogliasco, e allora sempre Mudrazia che imposta per i suoi, ha servito Guidaldi, il capitano dei biancazzurri, su di lui c'è sempre Mladosic che non lo lascia respirare, ha già fatto all'indietro qualche metro il numero 6 che poi si appoggia alla propria destra, siamo andati adesso da Mudrazia che deve andare alla propria destra, da Brambilla ancora numero 7, poi la palla in mezzo letta benissimo dalla difesa, addirittura Inaba si fa ingolosire da questo pallone e poi saggiamente si appoggia su Paolo Oliva. Sì, diciamo che Yuki è un giocatore, permettetemi dire, sgusciante, arriva ovunque con un colpo di gambe, le sue capacità natatorie sono veramente formidabili e non solo quelle, anche quelle balistiche se vuole. Insomma un giocatore che occupa un po' di tempo quando si vogliono elencare le sue qualità. Intanto viene espulso temporaneamente Bottaro, superiorità per Trieste, palla tra le mani di Inaba, anzi dovrebbe essere adesso Razzi che va dall'altra parte dove c'è Podgornik, ancora il nostro numero 9, ancora Inaba che si fa ingolosire dal tiro, trova lo spiraglio e va in porta senza problemi, 3-0 per Trieste. Diciamo che se sei molto coraggioso lasci tirare Inaba e quindi diciamo che in questo caso hanno fatto forse la scelta sbagliata,
i ragazzi di Bogliasco, però guardando chi c'è in acqua in questo momento, le teste giovani diciamo che sono abbastanza quasi, quindi ci sta che la poca esperienza faccia brutti scherzi. E chissà se è d'accordo Daniele Magalotti, chissà cosa sta pensando dopo questo 3-0, insomma tutto sommato abbastanza veloce da parte dei padroni di casa, che intanto chiudono molto bene in difesa con il recupero di Paolo Oliva, un break importante in apertura. Ovviamente la pallanuoto ci insegna che tutto può succedere, non si decidono le partite certamente nel primo quarto, però un segnale importante è arrivato da Trieste della serie, siamo sul pezzo, spingiamo sull'acceleratore finché si può. Sì, assolutamente, questa è una partita che puoi benissimo chiuderla al secondo tempo, come farla riaprire al quarto, quindi è ancora molto molto lunga. E intanto recupera palla Podgornik dopo che era stata allontanata temporaneamente dalla difesa ospite. Inaba cerca in posizione centrale Verlic, che però, anzi scusate, Ivo Bego, che però non riesce a mantenere il possesso, non ci riesce neanche Mladosic. Questo è un fallo di espulsione, arriva, forse sì, il fallo d'espulsione. Un pochino regalato, però va bene così. Va bene così, va bene così. Direi che va bene anche il 4-0 di Andrea Razzi, superiorità per Trieste, sfruttata molto bene, ma insomma era un bel tiro anche da parte di Andrea Razzi. Sì, assolutamente, il giro palla veloce punisce in molte occasioni una difesa comunque molto ferma, quindi si dice che non c'è schema quando la palla gira veloce, l'importante è trovare diciamo il buco di porta libero e piazzare la palla. Sì, lo spiraglio l'ha trovato evidentemente Andrea Razzi, che ha fatto 4-0 senza farsi pregare. 4 sono anche i minuti trascorsi e quelli che mancano alla fine di questo primo periodo. Trieste avanti in controllo, Bogliasco prova a inventare qualcosa per almeno trovare il gol che possa sbloccare la loro partita, perché no? Lo fanno manovrando da destra con Filippo Gavazzi, palla in mezzo, ha subito fallo qui Mudrazia e ha causato l'espulsione per Inaba. E allora superiorità per Bogliasco, vediamo come lo sfruttano. Puccio, a sinistra c'è Canepa, Guidaldi, guarda la porta, finta il tiro e poi il palo da una mano ad Oliva, ma non è finita perché è ancora possesso Bogliasco. Stavolta Puccio, poi sempre capitan Guidaldi. E poi c'è il fischio che premia la difesa di Trieste, probabilmente hanno visto un fallo in attacco qui. Sì, c'è stato un controfallo e una possibilità adesso di contropiede, di un 2 contro 1 un po' sporco, ma chiuso da Bogliasco con Razzi però davanti. E beh, e qui bravo il numero 1 ospite. Sono nei 2 metri, assolutamente, la palla è davanti, c'è un tiro e Valentino era dietro la linea dei palloni, quindi fischio un po' azzardato. Fischio discutibile. Allora noi commentiamo la conclusione precedente, che è stata schermata bene insomma da Priano, che fa il suo mestiere, difende i propri pali. Già dall'altra parte Bogliasco con Canepa, a sinistra c'è Guidaldi che si prende qualche metro, lo specchio della porta è troppo piccolo da lì, bisogna allargare. Buona circolazione di palla per Gavazzi che va verso la porta e poi trova una deviazione fondamentale per Paolo Oliva, che recupera il possesso e già si immagina di lanciare un compagno, lo fa su Buljubasic che è sotto la nostra postazione, prende qualche metro perché gli viene lasciato parecchio spazio, lo seguono i suoi, continua l'incedere di Buljubasic che addirittura guarda la porta, cercava l'angolino lì basso alla sinistra di Prian, ci ha messo la manona il portiere. Avresti fatto la stessa cosa tu, Isabella? Ma non avrei forzato forse un tiro così da uno di fuori mano con una difesa comunque piazzata, il portiere lì, però considerando il 4-0 ce lo si può permettere. Sì. Puccio, non trovato Blanchard, ma c'è stato un fallo da parte della difesa di Trieste, da parte di Mladosic, quindi ancora palla a Bogliasco con Mudrazia che subisce un altro fallo da parte di Ivo Bego e poi cerca addirittura la porta, la distanza era notevole, Paolo Oliva dice no, io questa te la paro, e allora si rimane sul 4-0, manca 1 minuto e 46 secondi, manovra Trieste con mezza roba, che è un po' il regista in questa prima fase di partita, passano tanti palloni da lui su questa zona di campo, adesso servito Mladosic. Razzi non trova Ivo Bego, ha letto bene anche la difesa qui ovviamente. Qui è stata premiata secondo me da parte dell'arbitro, è stato premiato il rientro del giocatore di Bogliasco sul centro,
se magari non fosse rientrato poteva essere anche espulsione, però secondo me l'arbitro ha voluto premiare il rientro. Occhio a Puccio, che vorrebbe tirare in porta, non è molto d'accordo Valentino, allora deve forzatamente andare da Canepa. Ancora Puccio che cerca una soluzione verso la porta. Ha capito tutto Paolo Oliva, e poi c'è un controfallo, se non vado errato, da parte di Trieste, e allora può riprovare qui Bogliasco con una buona palla in mezzo, e questo è fallo da rigore. Assolutamente, lettura arbitrale corretta. Valentino ha un po' forzato questo cambio di palla, diciamo, controfallo giustissimo, e quando rischi un controfallo così su una ripartenza, diciamo che il più furbo del Bogliasco è riuscito a rimanere, diciamo, vigile in attacco, e ha sfruttato l'occasione per prendere questo rigore. Puccio contro Oliva. Parte Puccio, spiazzato Paolo Oliva, 4-1, peccato perché chiudere il primo periodo con 0 gol subiti forse era un'altra cosa, no? Anche soprattutto psicologicamente. Sì, ma comunque un vantaggio di 4 gol, di 3 gol è sicuramente un vantaggio comodo da non prendere sotto gamba, cioè i ragazzi non si devono sicuramente addormentare sugli allori, come si suol dire, perché sennò la rimonta di una squadra che insegue è subito dietro l'angolo. Sì, perché in campo c'è anche l'avversario, insomma, quindi bisogna stare sempre sul pezzo. Mezza roba, apre a destra per Mladosic, è a duello con il suo omologo numero 12 Canepa. Mezza roba, Inaba, ancora il numero 8, hanno visto un fallo gli arbitri e mandano fuori Broggi. Allora superiorità per Trieste con mezza roba che fraseggia insieme a Mladosic, se la scambiano i due, poi la palla arriva in Aba che finta di tirare, va da Razzi, dall'altra parte c'è Mladosic, mezza roba, in porta, grande azione di Trieste, grande conclusione di mezza roba, meritatissimo il 5-1. Meritatissimo, e ripeto che il giro palla che stanno facendo i ragazzi è veramente tanto veloce, rimanere così chiusi da parte della difesa di Bogliasco secondo me è un po' un suicidio, soprattutto con delle teste come Mezzarobbe e Inaba fuori, quindi le bocche da fuoco non indifferenti. Assolutamente molto rischiosa la scelta di Bogliasco, però ognuno fa le sue. Vediamo se nell'intervallo breve ci sarà, non so cosa ci sarà da parte di Magalotti, che soddisfatto non sarà di questo avvio di gara che però è lunga, quindi i correttivi c'è tutto il tempo di prenderli. Mancano 12 secondi per gli ospiti per provare a fare almeno il 5-2. Il possesso però no, era solo una lettura difensiva di Trieste, però c'è stato il fischio arbitrale, quindi rimane per le calottine blu, e qua si rischia addirittura l'autogol, anzi diciamo che era più un effetto ottico. Fatto sta da qui, sembrava da qui sembrava tantissimo, sembrava sicuramente anche da casa perché la telecamera è qua vicino. 3 secondi di partita per Bogliasco, si andrà alla conclusione e si trova il gol incredibilmente da parte di Gianmarco Guidaldi, e qui si è un po' addormentata la difesa di Trieste. Qui quando ti dico che non bisogna addormentarsi sugli allori e cullarsi del vantaggio, è proprio questo, perché ti permetti quella disattenzione in più che adesso è sicuramente su un 5-2, però se lo fai su un 5-5 o su una partita che poi magari è più tirata, la tirata paghi. Può anche diventarlo la partita, quindi assolutamente, poi assolutamente anche essere il potenziale in un momento della partita esatto. di rimonta di Bogliasco potrebbe essere comunque un errore fatale. Comunque Trieste bene o male in controllo fino a qui, vediamo se ci saranno correttivi da parte della panchina, da parte di Magalotti per Bogliasco. Noi ci sentiamo come sempre tra un minuto per il secondo periodo di Trieste-Bogliasco.
Stavamo dicendo che ha vinto questo pomeriggio la Prorecco contro l'Ortigia, che quindi rimane a quota 18, vincendo Trieste sicuramente aggancerebbe l'Ortigia, ma forse è presto per fare questo tipo di calcoli, ci sono tre tempi da giocare. Gioca in questo momento il Bogliasco, che è sotto di 5 reti a 2, prova a inventare qualcosa a Canepa. Trovato Puccio, non senza il disturbo di Valentino. Ancora Canepa, va tutto a destra, poi la palla in mezzo, non trova nessuno, c'è Podgornik che fa buona guardia, presidia la zona e poi favorisce il recupero di Paolo Oliva, che sta pensando ad un contropiede, alla fine trova Inaba a sinistra. Vediamo quali saranno gli sviluppi di questa azione con il possesso del giapponese, si fa vedere dall'altra parte mezza roba, ignorato perché si va da Podgornik che trova la traversa, un tiro forse affrettato però ci poteva stare. Sì, mancava comunque ancora un po', io avrei gestito meglio. Gestito meglio, però comunque era da solo, quindi ci sta che abbia tirato. Nulla di fatto, quindi ovviamente si rimane sul 5-2, Brambilla. Azione un po' statica, bisogna smuovere qualcosa e allora si prova con questa palla in mezzo, non la agguanta qui Giacomo Boero, l'autore del gol del pareggio a 27 secondi dalla fine. Nell'ultimo pareggio dei suoi, ma appunto non l'aggancia e favorisce ancora una volta il recupero della difesa triestina. Podgornik, Inaba, trovato benissimo qui Andrea Razzi che si trova da solo davanti a Prian e subisce questo fallo da rigore nettissimo, se lo guadagna nettissimo, pulitissimo Andrea Razzi. Assolutamente pulitissimo, c'era lui e Prian. Doveva essere una questione a due e poi è arrivato il fallo e allora diventerà una questione a due tra Inaba e Prian con questo rigore. Parte Inaba, va dritto dritto in porta alle spalle del portiere e allora fa 6-2 Inaba, buonissima esecuzione. Sì, assolutamente un tiro veloce, poco tempo per reagire da parte del portiere, quindi assolutamente una conclusione netta. Si riparte, Brambilla, cerca ispirazione, disturbato nel frattempo da Mladosic, poi la palla è lunga, troppo probabilmente, per Giacomo Boero, intanto i secondi passano, su di lui c'è Podgornik, è libero Duilio Puccio, che guarda la porta, poi va con una palombella in mezzo, e qui c'è un fallo visto dagli arbitri. Sì, secondo me poteva essere anche qualcosina di più, però 2 metri al limite. Comunque nulla di fatto perché Guidaldi l'ha solo toccata, la palla è andata sul palo quando sembrava essere comunque gioco fermo e allora Inaba può servire Valentino, il quale prende qualche metro e va direttamente in porta con una cannonata pazzesca. Ha tirato quando mancavano ancora tanti secondi, però forse ha fatto bene. Ha fatto bene, il contropiede sarebbe stato chiuso comunque da Inaba, quindi la conclusione è assolutamente giusta con un gol imprendibile lì sotto al set, ha tolto più di qualche ragnatela. Poi insomma, se ti vuoi inventare una conclusione così, fai pure Giuseppe. Legittimatissimo. 7-2 per Trieste, quando sono passati poco più di 2 minuti dall'inizio di questo secondo periodo. Brambilla, Mladosic su di lui a disturbarlo, a rallentare l'azione, poi rientra il nostro numero 12, allora Brambilla si prende lo spazio. Gavazzi, ancora Brambilla. Isabella, l'impressione è che più che altro manchino le idee a Bogliasco, probabilmente per merito della difesa di Trieste, perché stanno arrivando tante conclusioni da fuori un po' affrettate e comunque anche in questo caso alla fine in un modo o nell'altro Bogliasco la perde, non so qual è la tua lettura, ma insomma. Allora, le conclusioni affrettate sono sicuramente dettate da un divario in questo momento ampio da parte di Trieste, quindi ci sta, fra virgolette, però vedo molto poco movimento da parte dei ragazzi dopo il primo movimento, cioè un attacco a una zona M, fatto il primo movimento non si muove più nessuno, quindi
è logico che poi la difesa di Trieste salga e Bogliasco non legga più nulla in questione in fase di attacco, ecco, appunto. No, ti avrei risposto che è un po' la falsa riga da subito queste conclusioni affrettate, poi mi sono ricordato che Trieste è andata sul 3-0 subito ed è per questo che poi è scattata un po' la voglia di provare a dare quella scossa, anche perché no, individuale con le conclusioni che non stanno riuscendo, perché il punteggio, lo ricordiamo, è ancora di 7-2. Occhio alla palla in mezzo, espulso qui in Abaca, che ha commesso questo fallo su su Mudrazia, credo. Allora la palla è fuori con Puccio, Boero e poi Canepa che trova l'opposizione di Oliva. Questa era un'azione che insomma anche fatta bene, però poi c'è Paolo Oliva che la porta, la difende. Bravi ragazzi di Bogliasco, ma c'è da dire che in questo caso ancora più bravi i ragazzi di Trieste. Sicuramente il gioco di Bogliasco di caricare di espulsioni in Abba sta riuscendo, perché in Abba al secondo tempo con due espulsioni comunque diciamo che non è proprio una delle situazioni migliori, ecco. È un po' invalidante, ma ci pensa mezza roba. Ci pensa mezza roba a scacciare le ombre da la partita di Trieste. Ha fatto tripletta mezza roba, che vuole onorare forse l'investitura di capitano che è arrivata oggi in seguito alla defezione di Ray Petronio. No, grande conclusione. Sì, io lo dico e lo dirò sempre, a me Michele non parlo da amica ma da collega, lo ammiro tanto, è un giocatore che mi piace molto, è un giocatore che in moltissime occasioni ha dimostrato di avere tantissima testa. Ricordo partite come con il Brescia che si sono messe sulla violenza, comunque sull'innervosirsi. Certo. Michele non ha mai, e dico mai, perso le staffe, ed è una qualità che un giocatore veramente va a cercarsi e lui ce l'ha innata. Sono quelle cose che ti portano lontano, poi al di là del talento che magari ce l'hanno, non dico tutti, ma più di qualcuno. Assolutamente sì, assolutamente sì. Ora pericolosissima l'azione di Bogliasco, ma chiudo dicendo che secondo me Michele è uno di quei ragazzi che avrebbe un attimo guardato di più da chi dovrebbe, e mi fermo qui. Fermiamoci qui e seguiamo questo servizio di Oliva che trova direttamente Mladosic, dall'altra parte Buljubasic, su di lui è forte la pressione di Brambilla e allora si torna fuori da Liprandi con Andrea Mladosic che decide di segnare anche da lì. Ha fatto 9-2 Trieste, se non sbaglio è il secondo o terzo gol del numero 12. Sì, il secondo gol di Mlado, bravo a cercare il corto da mano buona, ha sfruttato diciamo la posizione errata del difensore di Bogliasco e ha colpito. No, non dovrei perdere il conto, però è un bel segnale quando non ti ricordi più se è il secondo o il terzo gol del giocatore, vuol dire che stanno andando molto bene le cose. Direi che è così, 9-2 per la squadra di casa, manca meno di 3 minuti alla fine del primo tempo, di fatto del secondo periodo, quindi della prima metà di gara. Bogliasco ovviamente deve provare a fare la sua partita, anche se il parziale fino a qui è davvero pesante. Va forte Razzi sulla prima pressione ai danni di Brambilla, allora il numero 8 deve andare da Guidaldi, capitano degli ospiti. Ancora Brambilla, ancora il numero 6, poi Puccio anticipato nettamente e pulitamente, coniamo questo avverbio, dalla difesa di casa, recupera Paolo Oliva, salgono tutti, vediamo da chi va il nostro portiere, va da Liprandi che giustamente trova spazio quando, non perché il punteggio sia già consolidato, ma insomma trova spazio in questa fase di partita. Si è spostato a destra Razzi, c'è un'espulsione credo, perché no, sì? Finito fuori Mudrazia, intanto ha provato la conclusione Mladosic, respinta, ancora palla per Trieste. Ancora Mladosic che non tira più, va da mezza roba, palla in mezzo, arriva Ivo Bego che spunta da non si sa dove e infila Prian per il 10-2. Sì, una bella giocata da parte di Razzi e Bego che è sgusciato fuori dai pali. C'è da dire inoltre che Liprandi ha, tra virgolette, diciamo, la fortuna che comunque i ragazzi di Trieste sono gravati dell'infortunio di Bini, che non è in acqua e non sta giocando, è comunque in formazione, ma oltre all'influenza di Petronio c'è anche l'infortunio di Bini, che è comunque un cambio in meno. Beh, diciamo che non tutti i mali vengono sempre per nuocere, in questo caso addirittura va a beneficio
del nostro Liprandi, che ha possibilità di misurarsi ancora con il livello del massimo campionato. Un minuto e tre quarti da giocare, con Bogliasco che prova, ma è in un momento un po' di confusione anche, no? La sua nazione ospite, quando avete un passivo del genere, qualunque soluzione poi diventa anche la soluzione sbagliata, perché succede sempre qualcosa di storto. Sappiamo come sono in queste circostanze così la psicologia dei momenti. Diciamo che in questo caso Bogliasco potrebbe sperare solo in una fase di sonno, se si può dire, di Trieste, per provare a limitare il gap, ma che dovrebbe perderla da sola, insomma. Sì, sì, assolutamente. Lo diciamo con tutto brutalmente. No, vabbè, mi insomma, dispiace, ma è la matematica che fotografa un 10-2, insomma. Esattamente. Qui molto, bravo, molto Liprandi. Bravo Liprandi ad andare sul pallone. Poco da protestare, secondo me, per quanto riguarda il giocatore di Bogliasco, perché l'intervento sulla palla pulitissimo. E allora dall'altra parte c'è Trieste con questa palla in mezzo a cercare Verlich, che ha subito fallo. E allora può andare ancora un ispiratissimo Mladosic direttamente. Hai chiamato il terzo gol di Mladosic. Sì, esatto, ma probabilmente, sai, noi diciamo tante volte anche con Filippo che hanno l'auricolare in vasca, sentono. E allora Andrea ha detto, vabbè, diamo il contentino. Chissà se succede la stessa cosa quando sono in acqua io. Me lo dirai a microfoni spenti. 43 secondi da giocare, poi tra l'altro ci dovrà salutare Isabella, perché si allenano anche loro. E quindi ci sarà la staffetta al commento tecnico, ma non vi voglio anticipare chi la sostituirà. Ci godiamo intanto questo finale di primo tempo con Trieste ampiamente avanti. Si stanno sicuramente divertendo i ragazzi in acqua, ci stiamo divertendo anche noi. E si sta divertendo, mi piace sottolinearlo quasi sempre, il nutrito pubblico che ancora una volta ha scelto di venire qui alla Bianchi, nonostante insomma l'infrasettimanale, l'orario, ora di cena di fatto, però la passione per questo sport a Trieste si sta veramente dimostrando sempre più consolidata. Sì, devo dire che è una cosa bellissima. Io non sono qui di Trieste, ma ho trovato un ambiente veramente meraviglioso. C'è un'amalgama tra parte degli spettatori e comunque della società. C'è proprio una voglia di venire a vedere le partite, gli spalti comunque di una piscina enorme sono sempre, dico sempre, abbastanza pieni, e per uno sport come il nostro è veramente oro colato questo. Eh sì, un orgoglio reciproco, insomma, ecco, mettiamola così. Intanto c'è un rigore assegnato dagli arbitri. La tua valutazione tecnica, Isabella? Ci sta, perché siamo 11-2 e sicuramente gli arbitri tendono un po' ad ammorbidirsi verso la squadra che deve recuperare il gap, quindi ci sta. Ancora Puccio contro Oliva per il potenziale 11-3. Si attende l'ok degli arbitri, ma bisogna perfezionare il posizionamento in acqua, probabilmente di Liprandi, che lo ha appena corretto, e allora si può andare alla conclusione. Ancora qualche istruzione per Paolo Oliva, che si voleva mangiare qualche centimetro. Va il numero 11, va in porta, 11-3. E allora vediamo in questo momento la classifica fotografa Trieste a 18 punti, partiva a quota 15 prima di questa partita, Prorecco ne ha 24 e poi c'era appunto il famoso gruppo delle inseguitrici. Sicuramente l'Ortigia è ferma a 18, poi magari all'intervallo vedremo di fare il punto con più precisione, ma Trieste al momento ha recuperato sicuramente 3 punti sull'Ortigia Siracusa. Si gioca intanto dall'altra parte con Podgornik, che aveva servito Liprandi. Nel frattempo viene espulso il numero 10, se non andiamo errati, no, 9, Boero. Allora superiorità per Trieste con Razzi, poi Podgornik, ancora Mladosic che guarda la porta, incredibilmente si fa ingolosire e prende una traversa dopo il rimbalzo. Io allora non posso che ringraziare Isabella Riccioli per la preziosa collaborazione tecnica di questa prima metà di gara. Ti sei divertita, presumo, perché assolutamente sì, lo ti ringrazio, spettacolo è stato gradevole. Grazie a te e grazie a chi ci ha seguiti. Ci risentiamo naturalmente tra un paio di minuti per il secondo tempo di Trieste Bogliasco.
Buonasera Ugo Marinelli, che si è raggiunto in postazione. Buonasera a tutti. Innanzitutto Ugo, vabbè, la tua impressione su questa partita? Eri 2-3 file sopra di noi, te la sei gustata, una prova di forza da parte dei ragazzi di Bettini. Sì, noi stiamo dimostrando tutto il nostro valore e anche si vede che in quest'anno siamo cresciuti ulteriormente, poi le partite in Europa ci hanno dato ancora una carica in più. È una consapevolezza magari, ma no? Ma anche a livello proprio energetico, a livello proprio di ritmi, di contatti, si vede che siamo cresciuti tantissimo. Guarda, a proposito di questo, Daniele Bettini aveva parlato di un fisiologico calo magari fisico dovuto ai tantissimi impegni ravvicinati, nel senso che Trieste sta giocando un sacco di partite al momento, insomma, evidentemente la stanno gestendo molto bene, perché si sta vedendo una Trieste molto brillante. No, questo non si vede, però non si vede un calo, anzi si vede un ottimo ritmo partita, ma credo che noi abbiamo una squadra molto completa, tutti i nostri giocatori vengono utilizzati durante la partita e quindi questo è un vantaggio enorme. E allora torniamo a raccontarvi la partita, perché è appena cominciata. Con il possesso di Trieste ce l'ha Daniel Podgornik, gli restituisce palla qui Valentino, poi Inaba, caricato di due espulsioni. Podgornik. Sì, ecco, loro si sono messi in M cercando di evitare i passaggi alla boa. E Podgornik prova qui la conclusione della serie, ce lo si può permettere, si tenta anche, sì, da lì, non è andata bene. Era un pochino, diciamo, affrettata, perché infatti sono partiti in contropiede, abbiamo subito un'espulsione. Occhio a questo contropiede portato avanti da Mudrazia, che si gira perché deve andare da Canepa. Ancora poi il numero 7, l'apertura a destra, il giro palla verso Brambilla, poi Canepa che non trova lo specchio della porta. Qui, insomma, Bogliasco ha provato, sì, a manovrare un po', commentavamo prima. Credo che era più un passaggio sul palo sbagliato che un tiro. Un tentativo, sì, di passaggio, sì, sicuramente. Dicevamo prima con Isabella, tante conclusioni affrettate da parte di Bogliasco che prova a recuperarle in tutti i modi, adesso è arrivata un'azione, insomma, abbastanza manovrata. Credo che l'energia che noi mettiamo un po' li fa affrettare, li mette un po' in difficoltà, quindi un'energia deterrente da parte di Trieste che qui non trova il passaggio dentro per Verlich, che si è preso una capocciata, sembrerebbe. Sì, si sono un po' scontrati. Ma insomma, tutto a posto. Il passaggio era un po' troppo teso, quindi gli è scivolato via il pallone. Poco importa, si è resa sull'11-3 per i padroni di casa, che scivolano in difesa adesso, laddove Brambilla si guarda intorno e la restituisce a Giacomo Boero, che si accorge giustamente dei 3 secondi che, sì, mancavano, allora la butta via. Hanno perso tantissimo tempo a venire su, a mettersi in posizione, quindi è rimasto talmente poco tempo che non sono riusciti neanche a concludere. Controfallo. Questo sono cose che magari sarebbe bene evitare, però. Però arriva comunque in qualche modo, no? Altro passaggio sbagliato. Tra l'altro vedo che c'è stato un avvicendamento in porta, perché sì, c'è stato il cambio, è entrato in acqua Di Donna, anzi chiedo scusa, Ghiara. E poi Mladosic non smette di segnare. Mladosic da tutte le posizioni, è in serata quest'anno, magica. Quest'anno è cresciuto tanto, si vede che sta maturando, perché credo che lui è un giocatore che ha ancora tanti margini di miglioramento. Anche queste convocazioni nel gruppo della nazionale, certo, sicuramente fanno bene, perché ti portano entusiasmo, consapevolezza dei propri mezzi. Questo dovrebbe essere il suo 15° gol in campionato, insomma, in 8 giornate, niente male per il classe 2002. 12-3 dunque, ovviamente, per Trieste. Recupera palla, ma non lo fa in modo regolare Buljo Basic. E allora ancora Bogliasco. Puccio subisce il fallo di Razzi. Sì, loro continuano a portare Inaba a boa, che ha già 2 espulsioni, cercando di continua mettere il piano partita su
Yusuke Inaba per caricarlo ancora. Intanto ha fatto il gol del 12-4 Gianmarco Guidaldi, il capitano. Qui Guidaldi è stato, diciamo, molto furbo, perché ha visto che è entrato Ghiara ancora un po' freddo probabilmente, quindi ha subito approfitta chiaramente, sì. Sì, del, appunto, dell'avvicendamento tra i pali di Trieste, che conduce ancora per 12-4 quando sono passati quasi 3 minuti dall'inizio del terzo periodo. Palla a mezza roba che guarda Inaba, poi decide di prendersi ancora qualche metro e cambiare lato, perché alla propria destra trova Andrea Razzi, ancora il nostro numero 8, a spazio, servito Valentino, restituisce palla al capitano, cercato e trovato qui Ivo Bego, però erano in tre su di lui, sarebbe stato abbiamo attaccato bene questa M, l'abbiamo attaccata bene, però poi è stato bravo il loro difensore a toccare il pallone, quindi evitare un'espulsione. Occhio al contropiede, Brambilla, c'è su di lui Bego che commette questo fallo, allora Brambilla cambia soluzione, va da Guidaldi. Guidaldi direttamente in porta, bravo Ghiara qui a leggerlo. Si vede che si è riscaldato. È entrato in partita anche il nostro numero 13, quindi salvando il punteggio, evitando che Bogliasco possa aprire un break minaccioso, Certo, insomma, nell'economia certo. della partita, che è tutt'altro che finita. No, noi a livello mentale dobbiamo sempre essere al massimo. Valentino, Razzi. Qui stiamo un po' temporeggiando perché dall'altra parte Mudrage è rimasto indietro. 3 secondi, indietro. Inaba va in porta, deviata la palla, ma ci sarà comunque possesso per Edoardo Prian. Sì, abbiamo fatto bene aspettare e non andare a frettare, perché Mudrage era rimasto completamente da solo dalla parte opposta. Servito Gavazzi subito qui da Prian. Classe 98, uno dei giocatori di maggiore qualità sicuramente, il numero 4, che ritrova adesso il pallone prima di aprirlo a sinistra, dove c'è proprio Guidaldi. Commette fallo qui la difesa di Trieste e viene espulso forse Mladosic, cioè, se abbiamo letto bene il numero di Calottina, sì, ce lo conferma qui... lo speaker della Bianchi. E allora time out. Ha quasi rubato palla, però hanno chiamato il time out e quindi viene annullato in un certo e quindi senso. Peccato per noi, insomma, questo si recupero. Bogliasco lo ricordiamo con pagine neopromossa, quest'anno è tornato in Serie 1 la scorsa estate, ha avuto un inizio di stagione altalenante, ma l'abbiamo detto anche in apertura di telecronaca, più che altro per i risultati, non tanto per le prestazioni, che fino a qui erano risultate essere abbastanza incoraggianti. Evidentemente, insomma, passo falso questa sera qui alla Bruno Bianchi. L'ultimo precedente, lo diamo più che altro come pillola statistica, risale al 29 gennaio 2019, quindi ormai sono quasi 4 anni fa, allo stadio del Nuoto Gianni Vassallo di Bogliasco avevano vinto i padroni di casa per 9-8, ma insomma vale 0, è così, una pillola statistica. Sì, era tanto tempo fa, quindi insomma è un... ma credo che la Serie A italiana ha fatto... ci sono un gruppo di squadre che sono nettamente superiori e quindi c'è una divisione abbastanza netta, un solco poi, abbastanza evidente, sì. È chiaro, bisogna sempre dare il massimo, perché poi si rischia sempre di perdere qualche punto per strada, quindi tra l'altro quella era la prima stagione di Bettini lontano da Bogliasco, che ha allenato in Liguria proprio quella nata lì, quella della 17-18, quella della salvezza, insomma, prima che la squadra venisse poi retrocessa nella stagione successiva. Quella è storia comunque. Oggi veramente Bettini è a Trieste e si gode il 12-4 maturato fino a qui dai suoi. Inaba lancia subito, oh, che gran gol qui da parte di Andrea Razzi, trovato bene da Inaba, qualità. Ma un bellissimo gol, sfruttato proprio quel minimo di vantaggio che aveva. Si è coordinato benissimo, ha tirato, velocissimo. Sì, una bella rovesciata, bellissimo. Bravo, bravo. Il nostro Andrea Razzi, che così ritrova anche lui il gol per fare 13-4, mancano 2 minuti e 50 al termine del terzo periodo. Trieste veramente
sta dando una prova di forza molto importante, non solo in termini di punteggio, non solo in termini di partita, ma anche per quel che riguarda il campionato. Un grande segnale quando hai la possibilità di accorciare in classifica, lo fai con una prova del genere, insomma, quantomeno incoraggiante, vediamola così, la gara odierna. Bogliasco in attacco intanto, con una palla buttata lì. Per chi era? Sì, aveva il vantaggio, Mudragia ha guadagnato un bel vantaggio, però il passaggio era un po' troppo lungo, non è arrivato bene. E allora ringrazia Trieste, che mette in movimento qui mezza roba con il suggerimento di Razzi. Mezza roba si fa ingolosire dalla possibilità del tiro in porta, poi lo rallenta Gavazzi, allora va dal numero 9 Razzi. Sì, ancora mezza roba, abbiamo apre un'altra tutto. Espulsione, superiorità numerica per Trieste con Andrea Razzi, che mette a segno il secondo gol consecutivo, 14-4 più 10 per Trieste. Sì, un po' mi sembra che anche il Bogliasco è a livello proprio energetico, è proprio calato tantissimo e quindi fa fatica soprattutto in difesa a contenere. Abbiamo girato la palla molto bene, ci siamo mossi bene. E sì, che erano tre punti pesanti per Bogliasco questi, che deve, insomma, deve uscire un po' dalle sabbie mobili di quella zona di classifica pericolosa, quota 4. Dietro ci sono solo due squadre a tre punti e quindi erano punti preziosi per gli ospiti, però evidentemente lo erano abbastanza, sì, anche per Trieste. Ma che credo quello che ho detto prima, che c'è una differenza. Un altro livello, tra, dici tu. Sì, tra diciamo quel gruppo di squadre di fascia superiore, quindi Bogliasco dovrà cercare i suoi punti in altri incontri. Beh, in quest'ottica, insomma, il pareggio di Catania non è da buttare per gli ospiti. Gioca Trieste, Buglio Basic. Tiene palla, poi serve Razzi. Anzi, mezza roba, chiedo scusa. Ora Podgornik. Nel frattempo finisce fuori Oliveri. Continua il giro palla di Trieste e arriva la traversa, trovata qui da Ivo Bego, che ha fatto, insomma, ha fatto la cosa giusta, peccato per la mira. Sì, abbiamo un po' affrettato, anche perché Buglio Basic non era ancora rientrato, quindi praticamente non eravamo neanche in più. Ma insomma, sul 14-4 va bene così. Sì, ma oggi la pallanuoto è talmente, si è velocizzata, che quindi anche questi passaggi un po' affrettati, cioè, ben vengano, perché si velocizza un po' il gioco. Viene lanciato sulla destra Liprandi, che è tornato in vasca. Vediamo cosa sceglierà, quale soluzione sceglierà il nostro numero 3. Vuole andare da Inaba, giro palla veloce su Buglio Basic, che cerca la conclusione in porta, trova la conclusione, ma trova anche Edoardo Prian. Sì, abbiamo portato bene questo contropiede, poi un po' il tiro un po' sporcato e quindi non è riuscito a far gol. Quindi nulla di fatto, mancano pochissimi secondi alla fine del terzo quarto di gara. Vediamo se troverà la conclusione vincente Bogliasco nella sua ultima possibilità. E qui, se non andiamo errati, Blanchard voleva fare come Andrea Razzi, non gli è riuscita la giocata. Rimaniamo sul 14-4, insomma, un terzo periodo in cui Trieste ha messo in chiaro che la partita non si discute più. Sì, credo proprio di sì. E allora ci sentiamo come sempre tra un minuto per il quarto periodo di Trieste Bogliasco.
Intanto è avanti Brescia per 12-4 sulla Rarinantes Savona, Savona che quindi resterebbe a quota 18 così come Ortigia, l'Ortigia che ha perso con la Prorecco, e allora Trieste a 18 punti aggancerebbe sia l'Ortigia che la Rarinantes Savona. Un po' l'obiettivo forse di questa giornata era, se possibile, accorciare il gap con quel gruppo di inseguitrici, no? Sì, assolutamente, anche se mi sembra, cioè, abbastanza ampio il risultato Brescia-Savona. Però sì, sicuramente non Brescia... preventivabile, no, sì, nel senso sì, no, che erano teoricamente... Brescia era una... sicuramente è una squadra più attrezzata del Savona, però il Savona di solito è una squadra che mette tanta grinta, tanta fisicità e quindi mette in difficoltà un po' tutti. Non Brescia questa sera, evidentemente. Brescia che so. È chiaro che stanno entrando un po' anche in forma. Intanto un bellissimo gol di Daniel Podgornik che fa 15-4 per Trieste. Sì, nulla qui abbiamo dire. Attaccato questa M, diciamo di solito il centrale non va mai al tiro per non rischiare il contropiede, ma qui sia Inaba che Mezzaroba hanno chiuso subito il contropiede, quindi è andato avanti e ha tirato. Podgornik viene da una tripletta di sabato scorso a Napoli contro, o meglio sabato scorso, sabato a Napoli. Daniel è un altro giocatore del nostro vivaio che veramente sta crescendo e sta dimostrando di essere un giocatore, forse anche per qualche convocazione in nazionale. Bravo qui proprio Chiara a sventare anche questa conclusione con la possibilità di contropiede per i suoi, e ci sarà anche la superiorità perché è stato espulso Gavazzi, ma c'è il time out richiesto tra l'altro da Daniele Bettini. Sì, qui Naba ha dimostrato tutto il suo nuoto, la sua velocità, l'esplosività, è partito veramente benissimo e si è guadagnato un'espulsione a favore. Allora diciamo anche quanti ne ha segnati lui sabato: 5 contro il Posillipo, ha saltato due partite di campionato perché si era preso la squalifica ed era comunque prima di oggi già a quota 16. Yusuke Inaba, potrebbe anche essere noioso, no, decantare ogni volta le qualità di questo giocatore, però insomma è bene ricordarsi che, abbiamo in vasca è un giocatore sicuramente di alto livello. Lui ha un eccezionale senso del gol, nuota benissimo. Ma veramente tutto, cioè, la si può riassumere così. No, è un giocatore veramente interessante, di altissimo livello. Ed è ancora giovane, perché è ancora, un altro che può ancora migliorare tanto e crescere. Proprio Inaba avvia questa azione. Gli viene restituito il pallone, apre tutto a destra per Lipran, e qua però c'è il passaggio sbagliato, non importa, era di Mezzaroba. Sì, era un passaggio un po' troppo teso che Verlich non è riuscito a controllare. E anche Bogliasco ha messo in campo, in vasca, il secondo portiere numero 13 di Donna, che avevo erroneamente menzionato prima, adesso c'è anche lui. Dall'altra parte Boero prova ad impostare per i suoi, commette fallo da espulsione qui il nostro Liprandi, e allora deve provare ad approfittare di questa superiorità Bogliasco. È buona l'idea da parte di Duilio Puccio, ma è buono anche il posizionamento di Chiara che gli nega la gioia del gol. Sì, è stato si è piazzato molto bene Chiara, quindi era pronto sul primo angolo e adesso è occhio partito il nostro contropiede, perché la chiama Inaba che aveva quel pezzetto di porta lì, era dall'altra parte di Donna, non ci pensa su neanche mezza volta. Yusuke Inaba fa 16-4 per Trieste. Era un classico 3-2 portato bene fino in fondo, forse Daniel un pochino si era fermato un attimo, però non abbiamo perso il vantaggio e quindi il passaggio era preciso e Inaba, sappiamo, con ottima esecuzione, molto preciso, molto veloce dell'azione e del tiro. Brambilla, non c'è fallo da parte di Mladosic che lo costringe a rallentare e ad arretrare, c'è fallo poi da parte di Mezzaroba. Allora
deve andare il solito Mladosic su Puccio, che si appoggia da Brambilla, dall'altra parte si va da Canepa, palla in mezzo per la conclusione di Boero, ma gli dice di no Francesco Chiara. E allora ancora Bogliasco. Beh, adesso questa era una buona azione dove Blanchard si è liberato bene, però poi Chiara è stato bravo in porta. No, perché Chiara ha conquistato da titolare la promozione in A1 la scorsa stagione giocando a Bologna, lo diamo così come dato per chi magari non fosse informato a 360 gradi, insomma, il secondo portiere di Trieste, comunque un portiere di assoluto livello che giustamente vuole dimostrare, vuole confermarsi come portiere a tutti gli effetti di serie A1. Superiorità, come avete visto nel frattempo, per Bogliasco, che continua giro palla ma manca un secondo, e qui bravi a sfruttare la superiorità, lo fanno proprio in tempo con Brambilla che trova la rete del 16-5. Hanno girato la palla a lungo, che quasi quasi si pensava non riuscissero a fare il tiro in porta, poi all'ultimo è andato, sì, sono riusciti a indirizzare il pallone verso la porta con Brambilla, che è andato bene appunto verso la porta e ha trovato il 16-5. Mancano 5 minuti scarsi alla fine della partita, Trieste deve amministrare e tutto andrà bene. Bisogna farlo con giudizio e lucidità, che non va mai persa in nessuno sport, tantomeno nella pallanuoto, perché poi i parziali ovviamente sono sempre dietro l'angolo, i parziali naturalmente degli avversari. E quindi ancora 5 minuti, bisogna resistere. Giro palla di Trieste, Razzi, Liprandi sono in superiorità, i ragazzi di Bettini, Inaba decide di fare ancora un gol, decide di fare 17-5 e la mette dentro, Yusuke Inaba. È un tiro proprio di qualità, molto, molto veloce, molto preciso. Qui 17-5. Di Donna non è riuscito a reagire. Più 12 per Trieste e non è ancora finita, vediamo se rimpinguerà ancora il punteggio Trieste, se recupererà qualcosa Bogliasco, non lo sappiamo. Godiamoci allora questi ultimi 4 minuti di partita con Boero, che apre a sinistra per Puccio, ancora numero 9, disturbato da Mezzarobba, anzi da Razzi. Vuole andare direttamente alla conclusione in porta Brambilla, trova Chiara, ma non era un tiro difficile. Sì, era dietro il braccio, che a volte può essere anche pericoloso se il portiere non vede arrivare il pallone, però era piazzato bene. Ancora una possibilità per gli ospiti. Puccio, Mazzetti, poi Brambilla e ancora Puccio. Si torna dal numero 3 e poi qua una buonissima azione conclusa dal gol di Blanchard, trovato bene e l'ha messa dentro. È un ottimo centroboa, si è mosso molto bene, Daniel forse un pochino ha mollato in un attimo e lui è stato bravo a fare un bellissimo gol, un bel pallonetto. Podgornik per Trieste. Inaba, ancora il nostro numero 2, che si guarda intorno, poi apre a destra per Mezzarobba, poi Podgornik guarda la porta, trova uno spazio e dice potrei fare il 18-6 e la mette dentro. Sì, si è riscattato subito per il in difesa, credo che il Bogliasco sta giocando una zona M un po' troppo rischiosa e quindi lasciano troppi spazi ai nostri tiratori. E quindi si torna sul più 12, triplicato qui il numero di gol messi a segno da Bogliasco da parte di Trieste, che sta disputando una partita praticamente perfetta, ma insomma lo abbiamo detto già in più di un'occasione, comunque si tratta sempre di un po' due livelli diversi, senza nulla togliere ovviamente alla formazione ospite che sta facendo la sua partita, però ecco, due ambizioni completamente diverse per due squadre, e poi quando una
come Trieste sta così bene, la partita viene messa subito in chiaro, l'ha fatto oggi la squadra di Bettini, era 3-0 praticamente dopo due minuti. Sì, no, stiamo veramente giocando bene, non molliamo, continuiamo a portare avanti il contropiede, quindi stiamo parlando siamo a tre minuti dalla fine della partita e ancora abbiamo la forza di andare. Di spingere, sì. Come spinge adesso Razzi, che va ancora in porta, trova ancora il gol ed è il gol del 20-6. Tanta roba. Questo dimostra quanto siamo cresciuti anche di autostima, di consapevolezza dei Anzi, nostri 19, mezzi. Chiedo scusa. Sì, credo che questo è un bene anche proprio in vista del ritorno di Coppa, anche se il risultato anche lì è stato ampio, però insomma bisogna sempre giocare anche il ritorno. Non vorremmo rovinarci la festa, no, della piscina bianca forza. Quando arriverà insomma l'Europa a Trieste. Penso proprio che dobbiamo dimostrare e continuare così. Per quanto forti di un vantaggio notevole, il più 8 maturato in Francia, bisogna portarle a casa poi le partite. Ci siamo vicini per quanto riguarda quella di oggi, quando mancano meno di 2 minuti e mezzo, 19-6 per i padroni di casa. Bogliasco naturalmente continua a fare la sua partita a 9 secondi sul cronometro. Bravo qua Francesco Ghiara a deviare questa conclusione e lanciare presumibilmente il contropiede, visto e servito Podgornik. Poi Valentino prende posizione a destra, alza la testa, viene disturbato. Poi arriva Podgornik e nel frattempo viene espulso il numero 3 in calottina blu, Mazzetti. Allora Trieste in superiorità con Razzi che si fa ingolosire ancora dalla porta. Liprandi la mette troppo morbida, non si sa se provava a metterla in mezzo o ad andare in porta, forse una via di mezzo. Insomma, ha recuperato Bogliasco. No, credo che Razzi ha un po' affrettato questo passaggio, un po' volendo anche magari far fare il gol a Liprandi, che si è trovato con due uomini addosso. Apertura a sinistra per Canepa, che trova centralmente Boero. Accanto a lui si fa vedere Bottaro, viene servito invece Guidaldi, anzi Brambilla, ma di tempo non ce n'è più. E allora palla più lontano possibile, neanche troppo, perché la presa Podgornik che fa partire la ripartenza, scusate il gioco di parole, con l'apertura a destra per Yusuke Inaba. Ecco, qui Liprandi adesso ha guadagnato una bella espulsione. Sì. E allora bisogna provare ad approfittarne naturalmente con Valentino, Inaba. Dall'altra parte c'è il solito Razzi. Podgornik di scivola di mano per un momento il pallone. Si torna da Inaba a destra, ancora il numero 2. Trema ancora la traversa, non è finita. Ci prova anche Liprandi e poi arriva Ivo Bego a mettere d'accordo tutti. Adesso sì, 20-6 per Trieste, ci hanno provato in tre, l'importante è che sia entrata. Sì, abbiamo diciamo giocato bene, poi i due tiri precedenti sono andati in mano al portiere. Bego qui è stato molto bravo a buttarla dentro. Se fossimo nel calcio parleremmo di un attaccante di rapina. Sì. un gran gol da parte di Ivo Bego, che ne ha fatto uno tra l'altro anche dall'altra parte, nell'altra porta, insomma è sbucato dal nulla anche lì e l'ha messa dentro come sa, insomma come il suo mestiere. Canepa, mancano 38 secondi alla fine della partita, 20-6 per Trieste. Bogliasco con grande etica del lavoro, dello sport, continua a manovrare, tentativo di azione offensiva, va verso la porta Canepa, poi ci prova anche Boero, nulla da fare per Bogliasco. Trieste si gode il 20-6, possibilità per Liprandi che cerca di subire il fallo da rigore e aveva un vantaggio, non... sì, forse si è girato, sì, quando poteva andare verso lieve, la porta, ma era difficile perché poi l'hanno raggiunto in due. E allora superiorità in quest'ultima azione, finisce fuori Canepa. Adesso Razzi che prende il palo, poi arriva Inaba che ricicla il possesso per Valentino, ancora un secondo, prova a fare il 21-6, ma deve andare così. È finita 20-6 per Trieste, prestazione perfetta, che dire, veramente una grande partita, non ci sono altre parole. Credo che
abbiamo dimostrato la nostra crescita e il fatto che siamo comunque una di quelle squadre che punterà al vertice. Eh sì, con questo augurio noi ci lasciamo, insieme ovviamente all'augurio da parte nostra di un ottimo proseguimento di serata per voi che ci avete seguiti fino a qui. Grazie ovviamente a Ugo Marinelli per il tuo prezioso contributo. Grazie a te e buonasera a tutti. E grazie a voi che ci avete seguiti ancora una volta. Buona serata.